Ragazzi, ormai sappiamo che il prossimo anno quasi sicuramente Sarri andrà via dalla Lazio. A meno che di miracoli, Sarri secondo me il prossimo anno dirà addio alla Lazio. Perché i rapporti con Lodito, ragazzi, ormai sono andati. Cioè, chi dice A, chi dice B. Lodito dice che è colpa di Sarri, Sarri dice che è colpa del mercato di Lodito. Quindi secondo me i rapporti, ma anche da fonti che mi giungono da Formello, ormai siamo arrivati al capolinea, no? Di questo rapporto tra allenatore e presidente. Quindi Lazio deve pensare al futuro, appena terminerà questa stagione, con la speranza che portiamo a termine un campionato, magari con un piazzamento in Europa, qualsiasi sia la posizione, ovviamente sarebbe il sogno Champions, sarebbe un miracolo, adesso come stanno le cose. Ma non disdegnerei anche un Europa League, un piazzamento in Europa League o anche magari nella Conference League. E quindi andiamo avanti fino alla fine dell'anno con questa Coppa Italia, con questa Champions e con questo campionato, per poi dopo guardare avanti, rimodernare la squadra, bisogna di una rimodernazione, cambiare tanto. Cambiare tanto, sostituire alcuni giocatori che ormai non sono più da Lazio, secondo me, e andare a prendere determinati obiettivi per l'attacco, per il centrocampo e anche, secondo me, ragazzi, un difensore centrale e un esterno di difesa. Secondo me è quello che manca a questa Lazio. Ma Sarri, per me, non sarà più l'allenatore della Lazio. E se devo fare un tuo allenatore, dico Palladino, dico Scaloni, dico Thiago Motta. Thiago Motta è impossibile, secondo me, non andrà da noi. Poi se devo sognare, prenderei Scaloni, campione del mondo con l'Argentina. Prenderei, che dire, anche il Cholo Simeone. Anche il Cholo Simeone sarebbe buono per noi. E potrebbe fare un pensiero per andare alla Lazio. Però se voglio più essere realistico, se voglio essere realistico, dico Raffaele Palladino, che con il Monza sta facendo bene, fa un gioco armonioso, un gioco che a me piace. Quindi se devo scegliere, dico Palladino, ma i sogni restano Thiago Motta e Scaloni. Il nostro grande Scaloni, che ha giocato già nella Lazio, ma che soprattutto è riuscito a vincere il campionato del mondo con l'Argentina. Staremo a vedere. Io voglio svoltare il prossimo anno. Voglio una Lazio super competitiva, ancora più di quella di quest'anno, che sta deludendo un po' le attese. Anche se comunque ancora non è finito niente, ragazzi. Tutto può ancora succedere, ma al momento in campionato non è quello che mi aspettavo. Forza Lazio! Saluto a tutti quanti, laziali e non, anche ai miei amici di Nettuno, di Anzio. Saluto tutti voi e vi mando un bacio e un abbraccio al prossimo video. Ciao!